La FIDAPA sezione di Canicattì quest'anno ha realizzato, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, tenendo conto delle restrizioni legate alla pandemia da coronavirus, questo video con il quale intende sensibilizzare la società verso questo delicato tema. Il video riproduce alcune storie di donne, donne aggredite, picchiate, oltraggiate, umiliate, annientate, uccise, spesso dai loro compagni, i mariti, i fidanzati, gli ex. È la cronaca giornaliera di storie che molto spesso si somigliano tra loro. Mi chiamo Alice, ho 27 anni e domani mi sposo. Mi trema il cuore dalla felicità. Sento tutte le farfalle nello stomaco, tutte dentro, di tutto il mondo. Sposo Luigi. Luigi, l'amore della mia vita. L'amore della mia vita, l'amore che arriva e ti ci butti dentro. Ed è bellissimo. Mi chiamo Alice, ho 30 anni e sono incinta. Ho la nausea la mattina, quando mi sveglio, appena mi siedo sul letto e apro gli occhi. E la sera mi viene una fame di cose introvabili nel frigo. Tanto che Luigi deve almeno farsi un paio di supermercati prima di accontentare il bimbo che chiede cibo e che vive dentro di me. Luigi. Luigi mi dice che sono bellissima, ma io mica gli credo. Sono ingrassata di 10 kg, però mi lascio coccolare lo stesso. Mi chiamo Alice, ho 31 anni e da qualche mese stringo fra le mie braccia Francesca. È buono Francesca, è buono Francesca, e sta di là, dappertutto. Sulle manine, sui piedini, sui capelli. Io lo guardo con meraviglia. Ma per davvero l'ho fatto io? Ma per davvero è uscito fuori da me? Mi commuovo per ogni cosa. Luigi? Luigi no. Luigi alza la voce. Cristo, fallo smettere di piangere! Ieri gli è scappata una mano sul mio viso. Donato subito. È stanco. Questa paternità lo trova impreparato. Mi chiamo Alice, ho 32 anni e oggi, guardandomi allo specchio, ho notato un livido sul lato destro del mio braccio, uno sullo zigomo. Uno vicino a me. Ora mi trucco per bene e sparisce tutto. Mi chiamo Alice, ho 33 anni e stasera sono finita al pronto soccorso. Tre costole rotte. Luigi mi ha mandato un calcio su un fianco, ma non è colpa sua. No, non è colpa sua, lui è così stanco. E io sono così distratta che sono caduta in cucina mentre gli portavo in tavola il piatto e le posate. Mio marito ha provato ad aiutarmi, a rialzarmi, ma invece mi è caduto addosso. Così ho detto in ospedale. Sicura? Sicura, ho detto piano. Mentre il dolore mi tagliava il respiro. Mi chiamo Alice, ho 35 anni. Stamattina Luigi mi ha ficcato un coltello in gola. Ho sentito la lama entrare nella carne. Per qualche secondo ho trattenuto il fiato e ho pensato, ma per davvero?
per davvero succede tutto questo a me? Sono morta dopo poche ore, senza più sonno. Mi chiamo Alice e ora sono nuvole e pioggia e terra e mare e respiro di madre su tutti gli orfani della terra. Racconti in cui l'innamoramento si tramuta in possesso, la dolcezza in rabbia, il corteggiamento in ossessione, la speranza di cambiare in totale rassegnazione, un buco nero dal quale non si riesce più a vedere la luce. Mi chiamo Camilla, ho 32 anni e vivo a Pinerolo. Un anno fa, mentre rientravo col buio, dopo la palestra, ho subito una violenza sessuale da uno sconosciuto. Mi chiamo Irina, ho 28 anni e vivo a Torino. Da qualche mese il mio superiore mi rivolge frasi e attenzioni imbarazzanti sul mio aspetto fisico. Mi chiamo Lorena, avevo 27 anni. A marzo il mio ragazzo mi ha strangolato. Studiavo per diventare un medico e adesso sono un angelo. Nel video abbiamo voluto ricordare la dottoressa Lorena Quaranta, la giovane favarese strangolata all'inizio della pandemia a marzo dal fidanzato. Ed è proprio di questi giorni la proclamazione di laurea in medicina nell'Ateneo di Messina della giovane favarese. Immagini dolorose che vedono il papà e la mamma in prima fila a piangere la figlia morta, quando invece doveva essere un giorno di festa. Immagini che ci hanno segnato profondamente. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che l'avete tagliato, per tutto questo, in piedi, signori. Davanti a una donna. Per questo, noi della FIDAPA di Canicattì diciamo no alla violenza di genere e desideriamo dare voce alle donne.